riguarda le scarpe che ci servono quando siamo in viaggio, nella grande possibilità dei viaggi che proponiamo, si parte dal suggerire una scarpa da tennis robusta a uno scarpone da montagna, a seconda delle varie destinazioni. È importante leggere bene nei programmi perché a ogni destinazione, a seconda della temperatura, a seconda del tipo di terreno, della possibilità di trovare neve, della possibilità di dover guadare fiumi, abbiamo una serie di scarpe completamente diverse. La scarpa da tennis robusta. Cosa intendiamo per scarpa da tennis robusta? Scarpa da tennis robusta è una scarpa leggera, che va bene nel deserto, che va bene anche in un trekking nel deserto, ma che va bene in un viaggio livello 1, ma è una scarpa che comunque ha una buona suola. Fondamentale è che le scarpe che chiamiamo da tennis robuste abbiano delle suole che permettono di non scivolare. Possono anche essere un po' più strutturate quando si parte, per esempio, in inverno, e possono avere la tomaia completamente in pelle, che permette di avere i piedi anche più caldi in un viaggio invernale, ma facile. Quando chiamiamo scarpa da trekking basso, è una scarpa che ha una struttura un po' più robusta, che permette quindi di trattenere i piedi un po' di più, sempre con una suola antiscivolo, una suola che però diventa un po' più rigida rispetto alla scarpa da tennis bassa e che permette quindi di affrontare sentieri anche un pochino più impervi, pur comunque non andando a fare grandi salite o grandi discese, dove invece suggeriamo di avere la protezione alla caviglia. Stiamo parlando di scarpe ancora leggere, che permette di avere un allacciamento al di sopra della caviglia che, una volta stretto con i lacci, aiuta la caviglia a stare più salda sui terreni che possono essere sconnessi, in modo da non stortare la caviglia. È chiaro che se uno è più abituato a camminare in montagna può affrontare probabilmente lo stesso sentiero con la scarpa bassa, mentre quando uno è alle prime armi è meglio avere la scarpa alta, pur leggera, che gli consente di avere una miglior fermezza della caviglia della gamba. Sono scarpe che suggeriamo nei trekking di montagna nei periodi estivi. Nel momento in cui ci spostiamo in territori più impervi, suggeriamo sempre una scarpa da trekking robusta, alta alla caviglia, che non è ancora uno scarpone da alta montagna perché sono ancora flessibili. Okay? Difficilmente nei nostri viaggi chiediamo di avere una calzatura da alta montagna che è rigida. In questo caso abbiamo una scarpa impermeabile che ci permette di andare sulla neve, che ci permette di camminare anche quando è bagnato nella tundra oppure in situazioni piovose, e comunque di avere una struttura alla caviglia che permette di bloccare la caviglia e ci aiuta a non dover a non prendere storte su sentieri impervi. Questo è lo scarpone tendenzialmente più impegnativo che proponiamo nei nostri viaggi.